Questi sono territori che negli anni hanno visto una fuga di migliaia di persone che sono andate in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, a Torino, a Milano per lavorare. Oggi ci sono migliaia di lunigianesi con una nonna in Appennino. Ci sono capitati negli anni persone che era la prima volta che tornavano nel paese di cui avevano letto su un diario dei nonni che venivano da lì. Ho portato un signore scozzese che era la prima volta che tornava nel paese dei bisnonni. Abbiamo ritrovato l'aia con un bellissimo noce tutta invasa dai rovi della sua famiglia e lui si è messo a piangere, ha abbracciato questo noce e mi fa: questo noce qua è parte della mia famiglia. Ecco, lì ho sentito un'emozione, no? Un orgoglio di fare il lavoro che facciamo, ma di essere parte, diciamo, di una patria comune, di quella che un po' i tedeschi chiamano l'Heimat. La nostra realtà, l'associazione Farfalle in Cammino, nasce come associazione di turismo responsabile nel 2004, secondo i principi del turismo responsabile e sostenibile, in una maniera diversa, quando nel 2004 parlare di turismo sostenibile non era così facile come oggi. Evolve come un luogo culturale in cui tante idee del territorio, di sviluppo del territorio, di eventi sono nate. Nel 2017 è nata una realtà lavorativa, una cooperativa di lavoro, che è diventata anche cooperativa di comunità, che si chiama Sigeric, dal nome di Sigerico, l'arcivescovo di Canterbury, che ha scritto sul suo diario le tappe della Via Francigena. Oggi è una bella realtà di lavoro che dà da lavoro a dalle 10 alle 20 persone in base alla stagionalità turistica, tutti i giovani del territorio, cercando sempre di tenere la barra dritta nel principio del turismo sostenibile e responsabile. Nei primi anni di studio universitario sono diventato socio di Farfalle in Cammino, quindi mi sono avvicinato a questo tema del turismo e della valorizzazione del nostro territorio, che è un'area interna, un'area montana. Dopodiché ho proseguito i miei corsi di studi in ingegneria ambientale e ho iniziato una carriera professionale, diciamo, di lavoro nel nord Italia, tra Parma, Milano, per alcune aziende della consulenza ambientale e del settore petrolio e gas, continuando però a coltivare questa mia passione. Sono diventato guida ambientale. Per i primi anni era un hobby, non un lavoro. Nel frattempo avevo avuto una bambina, quindi anche l'aspetto familiare era diventato un pochino più impegnativo nella gestione e quindi ho deciso di puntare su Sigeric. La cooperativa Sigeric ha uno spettro di attività ampio, intanto come territori. Siamo nati in Lunigiana, la nostra casa è la Lunigiana, se quando ci viene chiesto di dove siete, noi diciamo lunigianesi come cuore della nostra attività, ma com'è la natura della nostra realtà, noi svallichiamo anche in Emilia e in Liguria. Cosa facciamo? Ci occupiamo di servizi diretti al turista, quindi organizzazione di tour culturali, visite di pievi, borghi, castelli, tour in bici, ciaspolate durante l'inverno, river trekking, quindi fiumi, torrenti, cascate. Per noi il turismo scolastico è davvero importante, cerchiamo di farlo in maniera un po' diversa dal solito. Ormai la scuola cerca sempre meno la classica gita nella grande capitale, ma sempre di più i laboratori, le possibilità dei ragazzi di mettere le mani in pasta e di fare cose. Gestiamo dei punti informazioni, gestiamo delle dimore storiche, castelli, ville, sia private in accordo con i proprietari, sia abbiamo partecipato negli anni a bandi pubblici, quindi beni pubblici, e da qualche tempo anche nella ricettività gestiamo due ostelli. Oggi Sigeric non è più una realtà turistica stagionale, in tanti spesso ci chiedono: fate le guide, poi d'inverno cosa fate? Facciamo sempre questo. Parlare di Via Francigena è parlare di Lunigiana, perché i pellegrini e le vie di comunicazione hanno fatto la storia di questo territorio, ma è parlare di internazionalità, è parlare di Canterbury, è parlare di Londra, è parlare di Unione Europea, di Europa. Sembra paradossale, ma tutti noi facciamo turismo perché ci piace viaggiare, perché ci piace scoprire il mondo. Ovviamente il nostro lavoro ci permette di viaggiare sempre meno. Incontrare persone per noi è viaggiare. Ho accompagnato per 3 giorni in un trekking una famiglia di israeliani palestinesi.
era una famiglia mista, abbiamo chiacchierato 3 giorni di vicende del mondo e per me è stato come fare un viaggio in quei posti lì. Per me Italia che cambia è tutto questo processo bellissimo di questi ultimi anni che porta persone diverse a pensare che possa esistere un modello diverso. La vera sfida è che questa Italia che cambia diventi un processo diffuso sia all'interno di tutta la comunità che all'interno di territori geografici diversi, appunto dal mare fino all'Appennino. Quindi Italia che cambia è una bellissima realtà e una bellissima speranza per il futuro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo.